Shakari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi video veloce, smart, così. Perché? Perché ragazzi, settimana scorsa è finito San Marino Comics con tanti cosplay. E questo cosa vuol dire? Che andiamo subito a vederli questi cosplay. Vediamo che livello c'ha San Marino Comics di cosplay. E andiamo subito a vederli, ma ovviamente non prima che, come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte cose che deve fare. Sempre dai, andiamo subito a vederli questi cosplay di San Marino Comics. Chi si meriterà il like e soprattutto chi si meriterà il famosissimo 10? Fatemelo sapere voi nei commenti qua sotto. Andiamoli subito a vedere. Allora ragazzi, vediamo subito questi cosplay di San Marino Comics. Siamo andati sulla pagina di San Marino, quindi vediamo i cosplay che si sono taggati nella loro pagina, quindi vediamo chi c'è stava. Iniziamo subito da questa bellissima Bulma, gli ho messo il like e devo dire tanta roba. Brava Bunny Bulma, mi piace parecchio, devo dire complimenti a Bunny Bulma. Vediamo l'altro, andiamo a vedere. Tu sei invece di Star Wars, credo sia di Star Wars, vedo la spada laser. Non sono un grande fan di Star Wars, devo dire, è vero, calmi, però la situazione mi piace, perché i cosplay sono fatti bene, obiettivamente. Devo dire, tipo questa che c'ha l'armatura di Stormtrooper, credo, non lo so, però mi piace, sono fatti bene, obiettivamente devo essere sincero, sono fatti bene alcuni cosplay di Star Wars, eh? Andiamo avanti, poi c'è sta lui, Lucifero con Charlie, bello, mi piace, si meritano il like. Mi piace. Voi ragazzi, fatemi sapere nei commenti qua sotto chi si merita il like che sto dando, eh? Andiamoli a vedere, bello, mi piace molto, devo dire, complimenti. Devo dire, la qualità del cosplay di San Marino, devo dire che è alta, obiettivamente. Loro sono le Spice Girl. No, non sono le Spice, sono 5 come le Spice Girl, ma non sono le, sono le Sailor Moon. Ragazzi, quale Sailor Moon preferite di tutte loro? A me è sempre piaciuta, non mi ricordo, Sailor Mars, credo, quella con i capelli blu, se non mi ricordo male, quella con i capelli blu. Mi è sempre piaciuta lei. Fatemelo sapere voi nei commenti qual è la vostra Sailor Moon. Intanto si meritano il like e secondo me il 10 se lo possono ballare loro, eh? Secondo me il 10 se lo ballano loro, perché sono fatte molto bene. Si riesce a zoomare? Sì, si zooma. E andiamo a zoomare la foto. Devo dire la qualità, i dettagli dei cosplay, tanta roba, brave le Sailor Moon. Andiamo avanti. Tu sei parecchio inquietante e andiamo avanti. Su notte sogno, la notte, poi ci sta lui, questo è quello che è stato scannato da quella di prima, si merita il like. E vedi, c'ha zigulare tagliata, quindi ti compiatisco. Poi ci sta, andiamo a vedere, ci sta lei di Genshin Impact. Brava, beh, Genshin Impact ancora regge botta, devo dire. Ancora sta reggendo botta Genshin Impact. Eh beh, tanta roba, brava. Vediamo loro sono, ragazzi, lei che se lo meritano loro, perché con sto caldo hanno fatto schiuma, secondo me. Però ragazzi, spiegatemi nei commenti qua sotto e da dove vengono questi qua, perché da quello che ho capito sono tipo original, fatti da disegni, cioè ci stanno tipo dei disegni online e sono presi da questi disegni, quindi sono, diciamo, mezzo original. Fatemelo sapere nei commenti, spiegatemi come, da dove vengono questi cosplay, sono completamente inventati oppure ci sono proprio delle reference online? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Intanto il like se lo meritano, perché tanta roba, mi piacciono molto, devo dire. Poi andiamo avanti, l'altro 10 secondo me, sai che se lo ballano loro, secondo me. Raga, Trinità e Bimbo, tanta roba,
li ho visti pure dal vivo. Oh, devo dire che so, meritano tutto, raga. Se dovessero rifare un film con Trinità e Bimbo, secondo me, raga, loro ci stanno proprio come attori. Complimenti, bravissimi, bravissimi. Secondo me il 10 se lo ballano le Spice Girl e Trinità, eh? Andiamo avanti, vediamo chi ci sta. Ci sta Lady Naruto. Lady Naruto? Mi piace. Lady Naruto e tanta roba. Complimenti a Lady Naruto. Brava e bella. Possiamo dire brava e bella. Che te devo dire? Brava. Complimenti a Lady Naruto. Poi ci stanno i cattivi. Sono i cattivi. Questi sono i cattivi dei Pokémon. Il Team Black. No, Team Rocket Black. Non mi ricordo come si chiama. Raga, scrivetemelo nei commenti. Come se non mi sfugge proprio il nome. La Nemesi del Team Rocket. Ricordate, perché questo non mi sfugge. E c'è sta pure la cornuta. Ci abbiamo anche oggi la cornuta. Complimenti. Ultimi 5 cosplay, diciamo 5 cosplay, ultimi 5, raga. Allora, fermi tutti, se non avete visto il film Deadpool e Wolverine, potete andare avanti. Intanto loro, secondo me, il 10 sobballano pure loro, soprattutto per la situazione che hanno creato come cosplay. Hanno fatto proprio la coppia, hanno fatto. Cioè, raga, se non avete visto Deadpool e Wolverine non potete capire, ma se l'avete visto, bravi. Secondo me 10 sta ballando, eh. Anche loro sono di... Non c'è scritto. Perché non scrivete che personaggi siete nella descrizione? Perché? Andiamo avanti. Chiudiamo. Tu sei troppo inquietante, e quindi no, questo è troppo inquietante. Andiamo avanti, se no, mamma mia. Ultimi due cosplay, chiudi, sciacquiamoci gli occhi con questa bellissima. Non ricordo come si chiama, questa bellissima Winx, ovviamente. Winx, sto leggendo nella descrizione che personaggio è di Winx. Bloom, questa bellissima Bloom, ecco, la migliorantitudine non ha limiti, ma tu sei proprio fatta bene. Brava Bloom, brava. Vediamo che altre pose ci stanno tutte grandi, ragazzi. 10 sta ballando, ma con chi? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, chi se lo sta ballando il 10? Ultimo cosplay, vediamo chi ci sta come ultimo cosplay. Loro, questo bel gruppo di Super Mario, questo, ah no, sono tante foto, vedi, quindi il gruppo di Super Mario, questa è Malefica e si sta facendo il tatuaggio. Ragazzi, secondo me, lo diciamo, mi è piaciuto tanto il film. Lo possiamo dire, possiamo dirlo, il 10, secondo me, oggi, per questi cosplay che abbiamo visto, se lo meritano loro, raga. Tanta roba, Deadpool e Thor. Perché c'è sta scena? La rivedremo in qualche altro film futuro della Marvel? Io non lo so, credo l'abbiano fatta giusto per il momento, ma con la Marvel non si sa mai, non si è mai certi con la Marvel. Vabbè, ragazzi, e quindi abbiamo visto questi cosplay di San Marino Comics, ce ne stanno una valanga, però non è che li possiamo vedere tutti, sennò il video dura un'infinità di tempo. Per ora abbiamo visto questi cosplay, ma il vincitore, secondo me, se lo meritavano anche le Sailor Moon o le Winx. Devo dirlo, possiamo dirlo, tanta roba. Però vabbè, questo è il momento ancora dei Deadpool e Wolverine, quindi se lo sono aggiudicati loro. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se il like se lo sono meritato e se il 10 è meritato per Deadpool e Thor. Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che sarà il video di, attenzione, Ostia Comics. Usciranno un botto di video su Ostia Comics, già ve lo dico, quindi ci vediamo a Ostia Comics, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!